Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Nella nebbia. Benvenuto a una nuova puntata. Abbiamo ospite un cantautore, Marino Facchini. Grazie. A questo punto, buongiorno. Ciao a tutti. A questo punto la prima domanda più spontanea: per chi non conosce Marino Facchini, come lo descriveresti? Io ho cominciato tanto tempo fa a fare questo tipo di percorso, un po' interrotto perché sono entrato nel mondo del lavoro. E adesso che non ci sono più nel mondo del lavoro, insomma, ho pensato di rimettermi in gioco in qualche modo con diciamo una rimodernizzazione di quello che avevo fatto tempo fa. Molto tempo fa, adesso con le strumentazioni, gli strumenti, la musica che c'è adesso, insomma, si può avere anche un risultato importante, insomma, con un po' di impegno e anche di tempo libero, visto che adesso ne ho. Quindi mi descriverei come ancora impegnato in questo mio hobby, diciamo, che lo è sempre stato. E quindi, insomma, cui mi dedico già da tanto tempo, e adesso in particolar modo, ecco. A questo punto parliamo del nuovo singolo, in realtà un singolo nuovo ma vecchio. Molto antico, diciamo, ecco, perché un pezzo nato nel 1980 con la collaborazione di amici all'interno di una radio libera, un singolo diciamo fatto all'interno della radio con le strumentazioni che c'erano allora, poi ha partecipato a un concorso provinciale detto da una, sempre una radio libera, Modena Radio City, che non penso ci sia più. Vinsi il concorso provinciale, poi sono stato a quello regionale dove arrivai secondo, diciamo, dopo varie peripezie non ho più intrapreso questa piccola carriera, insomma. Non dico di volerlo fare adesso, ma insomma, adesso ci sono delle produzioni, c'è l'opportunità di produrre a livello musicale dei pezzi importanti, io ne ho tanti in cantiere, insomma. Vediamo di continuare così. Comunque questo andava fatto per un problema di sistemazione di vecchie cose, insomma, mi circolavano dentro e che volevo mettere i puntini sulle i su questo discorso, ecco. Quindi in questo caso mi sono avvalso dell'opportunità di strumentazioni moderne per rimettermi in gioco e rimettere in piedi un pezzo che secondo me valeva la pena fare. Il brano effettivamente un po' ha un'anima rock, perché questo riff di questa chitarra che è alla fine è un po' martellante, ma che poi a momenti a tratti si confonde, ma a tratti riesce a sentirsi questo senso di questo riff, di questa chitarra, che è poi abbastanza prepotente in quel brano. Ma sì, l'opportunità di mettere in piedi, diciamo, una produzione del genere, insomma, è sempre stata nelle mie corde, quindi io nasco, diciamo, come conoscenze, visto che ho ascoltato tanta musica nella mia vita, come conoscenze rock, insomma, ecco. Poi c'è la melodia, che quella è la cosa più importante, il taglio italiano, che è il taglio, insomma, che ho sempre preferito, diciamo, la melodia italiana, anche se in realtà il brano, diciamo, nasce come da una ritmica semplice, ma
È bello adesso sentirlo, diciamo così, attraverso un po' di contaminazione, che adesso va tanto di moda, adesso è importante, insomma, non scordare che c'è anche quella. Nella realizzazione dei tuoi brani, perché beh, stai producendo tanti diversi brani che poi usciranno, nascono Sì. prima le parole, nasce prima un riff, un beat, oppure possiamo dire che accidentalmente, come in un'autostrada, si incontrano e si scontrano e vanno a pari passo? Beh, sì, in questo caso, diciamo, la mente è sempre accesa a tentare di mettere insieme delle melodie, anche se io non sono, diciamo, un maestro, ecco. Però, questo, avendo ascoltato tanta musica, come dicevo prima, nella mia vita, insomma, ho anche avuto la possibilità di mettere insieme tanti generi e di elaborare, anche solo mentalmente, insomma, varie melodie, vari riff. Per cui penso che anche tutto quel materiale che verrà, insomma, io potrò mettere in campo, insomma, tutta questa mia esperienza, diciamo, ascoltativa e, insomma, diciamo, rendere bello, fruibile, ecco, la produzione che verrà. Nei testi preferisci essere un po' più longevo oppure come classico inglese, appunto, un po' più sintetico, un po' più Beh, schematico? ma sul testo, adesso i pezzi usciti sono due, si chiama Dammi l'altro mare. Dammi mi sono avvalso della collaborazione di un mio amico, Massimo Paltrinieri, che è un autore importante, diciamo così, nella nostra zona, autore di testi diversi, e invece mare, insomma, farina del mio sacco, andrò avanti in questo modo, diciamo. Con Massimo abbiamo una trilogia da mettere in piedi, tre pezzi, e con tutta probabilità ne uscirà uno a metà ottobre, mentre invece io ne farò un altro paio, sempre con testi miei, insomma, che sono molto introspettivi, insomma, ecco, vedremo di generarne alcuni, insomma, atti comunque a dare sfogo alla ritmica, alla musica, alla melodia, che è la cosa più importante. Hai citato mare perché prima di chiaramente dimmi è uscito mare, Dammi, sì, che dammi, dammi. è, dammi, Sì. ma soprattutto è abbinato anche un video. Ma il mare è un buon momento di dove trarre ricordi o far partire ricordi? Beh, no, un po' tutte e due, insomma. In questo caso c'è una prima, nel testo c'è diciamo, un dualismo tra un mare che, diciamo, prima, insomma, scuro, grigio, e poi un'apertura verso un orizzonte più limpido, quindi sono un po' le antitesi che abbiamo un po' tutti noi, dentro di noi. Un po' da una parte siamo scuri, dall'altra siamo invece più aperti. E questo, insomma, quando vedi il mare, hai questa doppia sensazione che, secondo me, la canzone mette in evidenza bene con un paio di aperture importanti, insomma, ecco, che si ricordano con facilità, e questa è la cosa giusta, secondo me, perché la canzone deve essere un movimento fruibile insomma, che abbia degli aspetti ricreativi, ma anche di riflessione. Il videoclip nasce da chi nasce questa idea di questo videoclip così impostato e se hai contribuito poi alla. Beh, lo storytelling l'abbiamo fatto insieme con l'autore del video, quindi, diciamo così, l'idea nasce da me, nel senso che ho dato io l'idea, insomma, per mettere in piedi le varie sfaccettature del video, e poi, insomma, direi che è stata creata una cosa molto bella, insomma, molto da guardare, insomma, molto bello, sì, è venuto molto bene.
Passando, ricordando Dammi, passando di nuovo su Dammi, Sì. qual è stata la tua sensazione che hai provato ascoltando, riascoltando la prima versione, che in realtà è quella che ha dato genere, ha generato il nuovo brano, che è la nuova versione, ascoltando le due versioni, qual è stata la tua sensazione che hai provato, che hai sentito Dici di nella prima, Dammi, insomma, dalla prima stesura? Dammi nasce come una ricreazione tra amici, insomma, perché si cantava tra di noi tanti anni fa. Poi io ne ho fatto un brano squisitamente rock, con un solo importante, veloce, insomma, che si ascolta tutto d'un fiato. Dopo con le nuove tecniche, con le nuove sequencer, i bass sequencer, questo. Le nuove sonorità, insomma, ne è scaturito un brano contaminato che, diciamo, suggella tutto questo tempo passato comunque a elaborarlo anche nella mia mente, che, insomma, non dico che sia stato un parto difficile, ma finalmente con le persone giuste abbiamo trovato la chiave. E questa è la versione definitiva, direi. Ecco. Se dovessi farlo dal vivo, comunque è un pezzo rock, quindi ci sarebbe un beat importante, picchiato, duro, e una chitarra in grande evidenza. Ci sono artisti in cui effettivamente, hai detto, facendo radio, ascoltando tanti generi, tante influenze, a forza comunque siamo tutti un po' fan, ascoltiamo, c'è qualcosa che ti porti un pochino, che ti ha influenzato involontariamente anche nel ragionare, nel pensare la musica di qualche artista? Ma allora c'erano i grandi gruppi quando nascono queste cose, c'erano i grandi gruppi, U2, rock inglese americano. Io ho sempre guardato le sonorità americane perché erano un po' più veloci. Poi è nato il melodico degli anni Ottanta, dove c'erano anche delle sonorità ritmiche, insomma. Molto molto importanti, molto belle, che dopo tutti hanno attecchito lì, ecco, come ritmiche. Per cui, e comunque io rimango con l'idea che quelle sonorità siano ancora oggi, soprattutto oggi, molto 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 di moda, molto, molto attuali, ecco. Sto parlando degli anni 80, primi anni 80, insomma. Senza dover essere per forza hard, ecco, questo. Secondo me è quello che c'è ancora dentro quello che ascoltiamo ora, insomma. Ma secondo te, con il fatto che la musica è cambiata, esisteranno di nuovo gli evergreen? Perché noi siamo cresciuti con degli evergreen, cioè brani che si portavano per mesi, 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 a volte anni, a volte si ascoltava il disco dell'anno precedente e ancora era di moda. Oggi i Ma adesso brani. anche, sì, anche le novità più importanti che si rinnovano sempre più velocemente, secondo me in realtà sono poi sempre quelle, cioè sono poi sempre quelle canzoni un po' rimescolate, rifatte un po', le ritmiche sono più o meno simili, ecco. Sì, io penso che anche i ragazzi più giovani adesso, quando vanno a presentarsi per un'eventuale produzione, siano un po' tutti standardizzati, ma questo fa parte del gioco, quindi il resto adesso la musica è molto social, quindi se mi fai un pezzo di 5 minuti, non so se 2 minuti e mezzo, 3 e basta, poi si passa un'altra melodia. Questo, secondo me, è la realtà adesso. Non lo dico con nostalgia dei vecchi tempi, anzi, secondo me è meglio adesso del primo. Invece i social, queste piattaforme che permettono a tanti giovani di essere visibili, ma in realtà Certo. possono essere anche invisibili per quanto ci escono così tanti brani che poi alla fine c'è un ricambio velocemente Sì, delle quello che release, dicevi. le famose Sì. release.
È quello che dicevo adesso, certo che la melodia, che più o meno è sempre similare, poi viene sostituita dalla sonorità. Ecco. Il vero must, il vero ritornello sono le sonorità, in realtà. Puoi fare dei beat di qualsiasi tipo con anche 20 beat dentro, 20 sonorità dentro. E ne fai uno solo, insomma, questa è la ricerca più grossa adesso. Secondo me il pop italiano è così, ecco. Poi dopo ci sono gli altri generi, ma adesso mescolare le varie sonorità è molto attuale, e anche i vecchi pezzi, come tu puoi sentire, vengono rimescolati con le sonorità adesso, con le ritmiche adesso, che secondo me possono essere ancora ascoltabili, ecco. Questo è importante, che vai a rivisitare qualcosa di antico, ma in chiave moderna. E invece, passando in questo mondo che stiamo tanto velocizzando, ma soprattutto producendo con la famosa intelligenza artificiale, che può essere, cioè, anche nella realizzazione, ma soprattutto nell'utilizzo dei brani, quanto può essere utile ma, o quanto potrebbe essere inutile o dannosa? No, né l'uno né l'altro, secondo me. Cioè, in ogni caso, è la ricezione quella che conta adesso, perché il mercato lo si fa se dall'altra parte c'è una ricezione forte, ecco, perché è lì che si guadagna, in fondo è così adesso. Quindi l'intelligenza artificiale potrebbe migliorare, ma fino a un certo punto, ecco, basta saperla utilizzare bene. E saltando, se potessi saltare su un palco nello spazio e nel tempo, avendo un famoso pulsante magico, un artista, indifferentemente appunto nello spazio e nel tempo, con quale artista ti piacerebbe salire sul palco? E perché? Dice attuale? Ah, ma nel tempo, anche noi Beh, non abbiamo. Springsteen mi è sempre piaciuto per un periodo, è stato, seguivo sempre, l'ho visto anche più volte. Insomma, dove c'è un po' di rock, insomma, mi trovo bene, ecco, quindi. Però anche artisti blues, li ho sempre ascoltati volentieri, ecco. Anche se sono un po' monocorde come genere, insomma. Ma monocorde adesso, perché per tanti anni è stato un auge, ecco. Rivisitazioni importanti da parte di tutti. A Però, questo insomma, punto, a questo Bryan punto. Adams, questi grandi cantanti, quelli sono, c'hanno qualcosa, ne sanno. Beh, sono nomi che molto spesso i ragazzi di oggi alcuni non conoscono. No, no, questo sì, ok, Alcuni sì. questo di sicuro, insomma, alcuni sì, alcuni no, però se dovessi spingere il famoso bottone, andrei con loro, insomma, ecco. E a questo punto, classica battuta, se sogni nel cassetto oppure si sono rubati già la scrivania? No, no, sono il cassetto, sono quelli di finire la trilogia con il mio collega Massimo Patrinieri, poi collega artista, e poi fare ancora un paio di pezzi, poi vediamo, insomma. E a questo punto ci mancano due cose fondamentali. Dove Sì. poterti raggiungere gli indirizzi social e gli indirizzi di casa, chiaramente, e i saluti finali. Ok, beh, Marino Facchini Music su Instagram, su Facebook, sugli altri social, su Spotify potete cliccare il mio nome, canzoni, e fare lo stream sulle due canzoni. Per i saluti finali spero di sentirti presto per una nuova avventura, per un nuovo brano, e quindi saluto tutti, soprattutto te, con grande piacere, grazie per avermi intervistato. Grazie di tutto. Ciao a tutti.
Piceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Piceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, un cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Sono perso nella nebbia.